Ma Johnny Righi è pronto a tornare protagonista. La 42esima edizione del trofeo calcistico targato a Nobis Borgaro sarà ancora una volta palcoscenico importante per tanti atleti e atlete che dal 7 al 10 aprile animeranno la kermesse internazionale che si terrà sul campo di Via Santa Cristina. L'evento si terrà di fronte a centinaia di appassionati e curiosi, pronti a trascorrere 4 giorni di sport, di allegria e divertimento. Ai nastri di partenza team in rappresentanza di 3 nazioni. Oltre all'Italia, infatti, saranno protagoniste l'Inghilterra, attraverso la presenza del Wolverhampton, nonché la Finlandia, con la discesa in terra torinese dell'Onca. Invece i team professionistici tricolori presenti sono Atalanta, Genoa, Juventus, mentre saranno della partita anche la rappresentativa della Lega Pro e, all'ultimo, quella del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della FIGC, che prenderà il posto del Torino, il quale si è detto impossibilitato a prendere parte alla Kermesse 2023. Come accade dall'edizione 2022, spazio poi al calcio femminile e alla categoria Under 17 Women, con Atalanta, Inter, Juventus e Torino che animeranno la seconda edizione del Memorial Vincenzo Barrea, dedicato al ricordo dell'ex primo cittadino borgarese. Venendo alla serata di presentazione condotta da Giorgio Micheletti, svoltasi alla presenza di tanti ospiti speciali, tra i quali Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sono stati consegnati alcuni premi. A riceverli Paolo Montero, prima giocatore ed ora allenatore della Juventus, Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, Simone Padoin, componente dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, ed il giovane Diego Pugno, promessa dell'Under 17 Juventina.